L'infrastruttura della Lombardia è molto complessa, viaggiano ogni giorno 2.300 treni viaggiatori e circa un 450 treni merci. La sala circolazione di Milano si occupa della, diciamo, della supervisione, quindi fornisce le regole di gestione. La realtà che gestisco, che è appunto quella lombarda, è una realtà sicuramente molto complessa dal punto di vista infrastrutturale. Abbiamo 1740 km circa di linee, alcune gestite direttamente dalla sala, cioè significa che esistono delle postazioni che operativamente gestiscono il tratto di linea, mentre una parte sono gestiti ancora in loco dagli operatori sul posto, e la sala circolazione di Milano si occupa della, diciamo, della supervisione, quindi fornisce le regole di gestione. Siamo una zona di confine, quindi abbiamo dei valichi importanti verso la Svizzera, che sono Chiasso, Domodossola e Luino, interessate da un traffico internazionale sia merci che viaggiatori. Ci interfacciamo anche con un altro gestore infrastruttura, che sono le Ferrovie Nord Milano. Abbiamo 4 punti di interconnessione con le Ferrovie Nord Milano, che è un altro gestore infrastruttura. Sul nostro territorio viaggiano ogni giorno 2.300 treni viaggiatori circa, suddivisi da treni regionali, treni a lunga percorrenza e mercato, e circa un 400-450 treni merci al giorno. Il nodo di Milano è caratterizzato da una grande stazione di testa, quale Milano Centrale. Ogni giorno a Milano Centrale è prevista una circolazione di circa 700 treni al giorno. Poi abbiamo una stazione parzialmente di testa, che è Milano Porta Garibaldi, quindi ha una serie di binari di testa e altri binari passanti. Abbiamo un'infrastruttura importantissima, che è quella del passante di Milano, che è dedicato al traffico regionale e che consente, diciamo, una grande potenzialità, perché prevede un distanziamento a 3 minuti, quindi un'intensa circolazione, ed è dedicato prettamente al traffico regionale. Un altro impianto fondamentale è Milano Rogoredo, che è una, diciamo, dove vengono gestiti sia treni merci che treni viaggiatori, e in cui diciamo, l'intensità di circolazione supera i 700 treni al giorno. L'infrastruttura della Lombardia sarà interessata nei prossimi anni da importanti progetti. I grandi impianti che attualmente sono gestiti in loco, quali Rogoredo, Milano Centrale, Milano Porta Garibaldi, Certosa e via discorrendo, saranno collocati in sala di Milano Greco nei prossimi anni, per cui avremo delle postazioni dedicate proprio per questi grandi impianti. Sono stata assunta in ferrovia nel 1992 come capostazione. Poi ho svolto diversi incarichi fino ad approdare alla dirigenza nel 2019, sempre nel settore circolazione. Momenti belli nella mia carriera ne ho vissuti tanti, ne posso citare alcuni. Uno è l'attivazione di un impianto tecnologicamente avanzato che supporta la circolazione in modo evoluto, che è l'impianto ACC di Ventimiglia, che è stata un'attivazione molto complessa, che ha visto coinvolte le diverse professionalità, ed è stato un momento che ricordo con piacere. Un altro sicuramente il momento importante che mi ha dato molte soddisfazioni è arrivare al, diciamo, a gestire l'attuale realtà che gestisco, che è la circolazione aria di Milano, una realtà molto complessa e quindi sfidante da questo punto di vista. Il momento più difficile direi che è stato il crollo del Ponte Morandi. Era una città praticamente ferita fortemente, ma anche bloccata, perché poi alcuni assi erano bloccati, sia stradali che ferroviari. E quello è stato veramente un momento difficile che insomma, ha colpito il territorio in maniera fortissima, quindi a me come genovese, ma non solo, anche come, diciamo, dirigente di un settore strategico come quello della circolazione ferroviaria. Però poi anche quello è stato un momento importante di coesione con il territorio, che ci ha fatto, come dire, reagire in maniera forte.